Adesso andiamo ad Alba Adriatica, dove un fulmine si è abbattuto sulla spiaggia piena di turisti. Sono state coinvolte almeno 3 bagnanti e una di loro è ferita grave. È stata soccorsa in elicottero, è stata poi trasferita all'ospedale di Teramo. E vediamo le immagini realizzate poco dopo la caduta del fulmine. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno sulla costa sud di Alba Adriatica, tra le concessioni Piccolo Chalet e Copacabana. La donna ferita a 42 anni è di Sant'Omero. Sono state colpite anche una donna di 44 anni di Giulianova e una 64enne francese, entrambe fuori pericolo. E, questo è l'elicottero proprio che porta all'ospedale di Teramo la donna ferita e che è risultata in condizioni peggiori rispetto alle altre 2. Le 3 stavano passeggiando sulla battigia, ma per fortuna non in acqua, cosa che avrebbe addirittura potuto aggravare le conseguenze, poiché, come si sa, l'acqua è un buon conduttore elettrico. Naturalmente le raccomandazioni sono e restano quelle che un po' ci facevano anche i genitori da piccoli, alle quali forse abbiamo dato poco peso, cioè di non fare il bagno, ma anche di non andare in spiaggia quando si intravede, insomma, questa possibilità di caduta di fulmini o di temporale o tempesta.